Buongiorno a tutti, oggi siamo in provincia di Treviso ed esattamente a Villorba e ci troviamo di fronte a un bunker e le trincee del campo trincerato di Villorba, appunto. Qui vediamo quello che si vede, quello che è rimasto di queste trincee e di questo bunker, che adesso andremo ad esplorare, anche se insomma, essendo una cosa piccola, penso che non sarà una visita lunga. Comunque, eccoci qua. Purtroppo vediamo che è semicrollata, era stata ristrutturata la trincea, però è semicrollata. Questa è la parte di trincea e qui invece c'è il bunker dietro di noi, appunto, che l'abbiamo appena inquadrato in apertura di documentario, diciamo. E adesso entriamo anche nel bunker, perché è aperto, per fortuna è aperto, e quindi potremo vedere qualcosa, per quanto comunque piccolo come bunker. Eccoci qua, qui siamo sulle feritoie e possiamo vedere che è tenuto abbastanza bene, c'è un po' di umidità, ma ci sta, anche perché qui vediamo che c'è l'apertura con un tombino, eccolo là. Questo è un altro di quei piccoli luoghi che ho trovato sulla nuova mappa. Questo è un po' più grande di altri e anche più interessante. Vediamo se riesco a trovarne anche di più grandi, magari. Ecco qui. Da Villorba è tutto. Io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. D'altronde, purtroppo non si possono visitare sempre caserme gigantesche, dove si stanno 30, 40, 50 minuti, anche oltre un'ora. Ci sono anche tanti luoghi così piccolini da visitare, da recensire. Io spero, ripeto, che vi sia piaciuto. Vi chiedo di mettere mi piace al video, come sempre. Se non siete già miei follower del canale YouTube, vi chiedo di diventarlo. Vi ringrazio tutti. Siete tanti che mi seguite, sempre di più. Il che vuol dire che sto facendo un buon lavoro. Però lavoro lo metto tra virgolette, perché non è il mio lavoro, questo è un mio hobby, un mio divertimento. Io questi luoghi li giro perché mi piace andare all'avventura e mi piace avere un ricordo, che sono questi video. Visto che a voi piacciono, uniamo l'utile al dilettevole. Il dilettevole per me, mi diverto, e l'utile per voi, perché vi vedete questi luoghi spesso dimenticati e abbandonati, purtroppo. Io saluto tutti e vi auguro una buona giornata da Villorba, Treviso.